Ciao a tutti, qui Mirko di Love Australia con Stefano e Matteo. Ciao ragazzi, come state? Bene, ciao Ciao Mirko. Mirko, alla grande. Bene, bene. E vedo siete belli abbronzati. Sì, stiamo facendo realizzando il nostro sogno, il nostro viaggio, e dobbiamo dire che ci hai dato una grossa mano. Abbiamo trovato il tuo indirizzo a Love Australia su internet e abbiamo provato a contattarti e ti sei rivelato di grande aiuto perché ci hai dato una mano a organizzare proprio tutto, dagli ostelli ai tour, alle cose da visitare Agli importanti. spostamenti con responsabilità. Dunque, dobbiamo prima cosa ringraziarti veramente tanto. Il piacere è mio, è sempre bello conoscere nuovi amici. Esatto. Raccontiamo un po' a chi ci ascolta che giro avete fatto nel vostro viaggio. Allora, siamo partiti da Cairns, la nostra destinazione è Cairns to Sydney, e nel frattempo abbiamo visitato varie città. Partendo da Cairns abbiamo trascorso 4 giorni, abbiamo fatto la barriera corallina, bellissima esperienza con la barca in mezzo Hai fatto anche all'oceano, immersione? immersione, snorkeling, bellissimo. Poi abbiamo visto anche la La foresta. foresta con le cascate, bellissima esperienza, pieno di gnocche. È stata una bella avventura, sì. Dopo da lì siamo partiti e siamo andati a Magnetic Island. E da lì cosa abbiamo Sì, visto? abbiamo visto un sacco di pappagalli, bellissimo. Un canguro, i koala, anche i wallaby. Wallaby. Molto selvaggia ma bellissima, passeggiate in mezzo alla natura, spiagge deserte, fantastiche, bellissima anche quell'esperienza. Da lì poi siamo partiti e ci siamo spostati a Verso Early Beach. Early Beach, Early sì. Beach, bellissima, bellissimo tutto, bellissimo posto, bellissima la Per le gente. Whitsunday, giusto? Esatto, Sì. abbiamo fatto le Whitsunday, una grandissima avventura. Se, per far capire dall'altra parte cosa significano, cos'è un arcipelago di si fa una crociera. Avete Sì, fatto dura 3 giorni, due due notti. notti, In sì. barca, Per me è bellissimo. stato il più bel tour che ho Sì. fatto. Erano sensazioni uniche, anche solo sulla barca vedere il cielo stellato Sì. è pazzesco perché qui non ci sono tante luci, si vedono un sacco di stelle. Si vedono molto bene. E poi abbiamo fatto lì, non abbiamo fatto l'immersione, abbiamo fatto snorkeling, abbiamo visto un sacco di pesci colorati. C'è anche il punto d'osservazione, il lookout, che si vede Whitehaven Beach dall'alto, Sì, con la sabbia bianca, sì. l'acqua Inspiegabile. cristallina. Una Sì, sembra un quadro. cartolina. Sì, Cartolina, vero. veramente. C'è un colore che va dal bianco all'azzurro. Fantastico. Fantastico, veramente. Grande. Bellissimo. Spiaggia bianchissima. Bellissimo. Sì. E anche lì la parola principale che mi viene in mente è natura, natura, oceano, Sì. meraviglioso. Abbiamo impostato questa vacanza all'insegna dell'avventura, Sì. nei parchi nazionali. Abbiamo lasciato un attimino da parte le grosse città per quanto riguarda grattacieli, smog, traffico, che ce n'è già abbastanza in Italia, e abbiamo voluto esplorare il vero mondo selvatico, dell'Australia, la vera Australia. È stata fino adesso che non l'abbiamo ancora finito, ma è stata un'esperienza veramente magnifica. Mi viene in mente solo questa parola. Dopo le Whitsunday siete stati a Rainbow Rainbow Beach. Beach, Rainbow che Beach. è il punto di partenza per Fraser Island. Esatto. Fraser Island è stato bellissimo. 3 giorni in campeggio con le jeep nella sabbia micidiale. Dicono che è l'isola di Divertente. sabbia più grande al mondo. Sì. Quindi siete andati con il fuoristrada. Con i Sì. fuoristrada nella sabbia, Hai guidato? guidato, divertito alla grande, È fatto un molto po' di divertente. disastri. Ci si sabbia anche, ci sono dei gruppi per cui si fa anche amicizia, si condividono Sì. Abbiamo conosciuto un l'esperienza. sacco di ragazzi e ragazze da qualsiasi parte del mondo. Sì, dal Bellissimo. Sudafrica, Irlanda, Irlanda, America, Svizzera, Germania, quella è la dappertutto. parte più bella da vedere su Fraser. Ma ce ne sono parecchie di parti belle da vedere, però quella che mi è piaciuta di più quando siamo saliti in cima alla montagna, se non ricordo il nome, abbiamo visto, era praticamente quasi il punto più alto. Sulla duna di sabbia, Sì, che sembra un deserto. sì, E sotto bellissimo. c'è il laghetto Sotto con c'è i il pesci, laghetto, cioè, si sì. chiama Esatto, Lake Wabi. Bello. abbiamo fatto pure il bagno, bellissimo. Beh, anche il lago Mackenzie è meraviglioso. Mamma mia. Non sembra un lago, sembra un mare.
è bellissimo. Turchese, cristallino. Sì, infatti dal verde che in cui passeggi ti ritrovi questo specchio d'acqua gigante. Gigante. Bello. Turchese. L'acqua trasparente. E calda. Ciao. E calda. Sabbia bianca. Sabbia bianca. Molto divertente. Fantastico. Bello. Sì, sì, sì. Poi scendendo avete fatto Nusa. Nusa, sì. C'è il Parco Nazionale dell'Everglades. Sì. È un'esperienza stata intensa? Molto, molto bella e molto intensa. Un'esperienza alla Walker, nel senso che abbiamo preso il kayak e siamo partiti. Abbiamo fatto circa 30 km col kayak. Wow. Abbiamo risalito praticamente al fiume, fino a dove si poteva arrivare col kayak. Abbiamo campeggiato una notte. In mezzo al niente, eravamo sull'isola dei famosi praticamente. Bellissimo, non si sentiva rumore. Tipo Indiana Jones. Esatto. Sì, sì, molto spartano. Ma vi siete cibati pescando squali o? No, no, delfini, abbiamo principalmente carne di delfini. Avevamo delle riserve, cibo in scatola diciamo. Dai. Del supermercato. Ci siamo dovuti montare la tenda. Bello, no, ci siamo montati la tenda. No, bello, bella esperienza. E dopo da lì siamo tornati indietro, altri cos'era, 6 ore di kayak. Sì. E siamo arrivati di nuovo alla casa, diciamo, alla base, all'ostello. Sì. Da lì abbiamo preso il pullman e siamo andati a Surfer Paradise. Bellissimo. Ci sono stati 2 giorni in Gold Coast. Sì. In Gold Coast è stata la città più moderna fino lì, secondo me, che ho visto. Anche lì a bocca aperta, perché rispettano la natura ma integrano cose moderne. Esatto. Tipo ci sono dei grattacieli mozzafiato altissimi, sull'oceano. Direttamente sull'oceano, bellissimi. E lì c'è più vita, diciamo, moderna. Sì. Però comunque tutti, una cosa che mi ha lasciato stupito è che tutti rispettano l'ambiente. È pulito. Sì, pulito. Bello, bellissimo. Poi è conosciuto anche per la vita notturna, ci sono locali. Sì, sì. Vedo dei sorrisi. C'è pieno di locali, sì, sì. C'è sì, ma noi non frequentiamo quel posto. Bravi ragazzi. Bravi, sì. Ma ho sentito che avete fatto un salto. Cos'è quell'esperienza che avete fatto in Gold Coast? Con un pallone da cui si salta, un cannone. Sì. Sì. Una sera stavamo passeggiando e abbiamo visto in mezzo le altre luci, delle luci più forti. E allora abbiamo detto, lì ci sarà qualcosa di divertente. Siamo andati a vedere e praticamente c'era una sorta di Luna Park, principalmente formato da 2 mega attrazioni. Una era una palla che veniva lanciata a circa 100 metri di altezza, 160 all'ora. Provata. E poi già che c'eravamo abbiamo provato anche l'altra attrazione, che era una specie di ballerina che ruotava su se stessa, e lo scopo era quello di farti vomitare. Poi è riuscito, ma però insomma i divertimenti non mancano. No, assolutamente, di tutti i tipi. Intervista direttamente da Byron. I ragazzi sono passati di qui mentre passavano da Cairns scendendo giù a Sydney e abbiamo pensato di raccontare un pochino com'è la vita qui. Che impressioni vi ha dato Byron? Prima parola che mi viene in mente, tranquillità, gentilezza, spensieratezza, figata. Anche qui. Bello. Natura incontaminata. Sì. Ah, delfini è anche una parola che mi viene in mente qua. Perché avete fatto un tour con i kayak? Sì, con i kayak. Ma non come l'altra volta, è stato un più po' leggero. Più leggero, ma molto divertente. Sì, abbiamo visto praticamente a 5 metri da noi dei delfini. Wow. Più e di uno. 2 hanno anche saltato, è stato emozionantissimo, veramente bello. E poi ho sentito ieri sui telegiornali che 2 italiani sono stati in piedi su delle tavole da surf. Eravate voi? Un'altra esperienza fuori di testa. Abbiamo fatto la scuola di surf per mezza giornata. A parte che non abbiamo capito niente di quello che ci hanno detto, però eravamo. È l'avventura anche questa. Eravamo quelli più sgamati. Siamo riusciti a stare in piedi dopo la terza, quarta sì, volta. Sì, sì. Fantastico. Infatti ci hanno fatto i complimenti. Un altro aspetto da provare, perché è una sensazione strana, ma esaltante riuscire a stare su una tavola mentre l'onda ti spinge.
La forza che ha l'onda è micidiale, non sembrerebbe da fuori, ma infatti ha una bella spinta. Ieri pomeriggio abbiamo dormito tutto il giorno perché è eravamo molto provante. Esatto, anche morti. Sì, sì. Però anche lì Tura all'altezza. Consiglio assolutamente da provare. Sì. Sì. Simpatici, disponibili. Poi vi ho portato su al faro anche. Bellissimo. La vista dalla sua, sì, è stupenda. Vista dal faro, che è la parte più a est dell'Australia. Bellissimo punto, bellissimo. E i locali la sera, bella musica dal vivo. Sì, un sacco di musica dal vivo. Una cosa che personalmente avrei dimenticato, la musica dal vivo. Bella, bella sensazione. Ascoltare soprattutto. Poi non ti accorgi di star lì, la serata ti passa. E poi puoi prendere anche solo un drink e non è che ti mandano fuori, tu puoi star lì tranquillo. Due non fanno male. E è bello vedere l'integrazione tra giovani e meno giovani. Anche quello. Perché c'è un rispetto per sì, stare assieme in compagnia e divertirsi. Bravissimo. Tutti sì, si rispettano alla stessa maniera. E abbiamo visto appunto anche ballare una, non so, ventenne e di fianco un cinquantenne, un sessantenne, ma senza, proprio sentendosi liberi, no? Senza guardare quello che fa uno piuttosto che quello che fa quell'altro. Bello. Allora, oggi è l'ultimo giorno a Byron. Avete già visto i delfini, un giro in kayak e una lezione di surf. Sì, yes. Oggi pomeriggio vi accompagno alla fermata dell'autobus. Sì. E avete un bel giro per arrivare a Sydney. 14 ore. Wow. L'ultimo viaggio. Final destination. Gli ultimi 5 giorni del viaggio, cosa vedrete a Sydney? Ma vedremo dalle cose più classiche, tipo l'Opera House, voglio vederla per forza, Bondi Beach, che non sento parlare molto. Il ponte, sì. E poi abbiamo un ulteriore tour che... Sì, sono i Blue Mountain, andremo a vedere le montagne di Sydney. Per cui è ancora natura, in mezzo alla città. Ancora cose nuove da scoprire, non vi sveliamo tutto, dovrete provarlo. Allora aspettiamo le vostre fotografie. Esatto. Volentieri. Ne abbiamo fatte più di 1000, quindi ci saranno un po' da vedere. Volete dirci qual è stata individualmente il posto più bello che vi ha colpito, che vi è piaciuto di questo viaggio? Whitsunday, 100%. Le isole con la crociera? Sì, bellissimo. Proprio in mezzo alla natura, acqua così chiara, pulita e cristallina, non l'avevo mai vista personalmente. Sabbia bianchissima, bellissimo. Io, per cambiare, dico Byron Bay. Per lo stile di vita, per le persone, per la natura, un po' per tutto mi è piaciuto. Il faro, sì, si respira tranquillità. E quando rivedrete i vostri amici in Italia e parlerete dell'Australia, vi do il numero di Mirko. Grazie. Qual è il posto che gli direte assolutamente da vedere, da non perdersi? Quando faranno una vacanza in Australia? Uno è impossibile, ce ne sono. Anzi, io gli proporrei lo stesso viaggio, lo stesso itinerario, perché mi sono trovato benissimo. Infatti, avete fatto tutta la East Coast in 3 settimane in pratica? Sì, un po' di più. 30, no, sì, più o meno 3 settimane. Sì, 30 giorni. 30 sì, giorni? Sì. Compresi i voli d'andata e ritorno? Sì. Sì. Siete più un mese? Sì. Sì, un mese, però è volata, praticamente è volata, mi sembra di essere arrivato l'altro ieri. Siamo proprio riusciti ad esaudire tutti i nostri desideri. Avete visto deserti, foreste tropicali, sì, oceano cristallino, oceani, sì, laghi, barriere coralline, cascate, delfini, barriera corallina, animali di tutti i tipi. Ah, il koala anche. Koala? Sì, sì, canguro. Tacchini. Tacchini. Lucertoloni. Lucertoloni, sì. Sono 3.000 dollari. Sì, sì. No, uno nel baule l'avrei messo. Se volete lasciare un messaggio ai vostri amici in Italia che vi stanno guardando da questo video, questo è il momento. Ciao, io non torno più. qua si sta bene veramente. Com'è andato in generale il viaggio? Un'esperienza positiva? Assolutamente sì. Per me più che positiva. Non mi aspettavo così tanto positiva. Al punto di pensare di iniziare una nuova vita qui e trasferirsi? Sarebbe bello. Magari ci rivediamo per la prossima vacanza. Può essere. Prossimamente. Volentieri. Direi proprio. Anche perché ci siamo trovati veramente bene, si può ancora dire. Ragazzi, voglio ringraziarvi personalmente per aver prenotato il vostro viaggio e aver fatto questa bella esperienza assieme.
grazie, grazie a te Mirko. Di aver conosciuto due nuovi amici. Esatto. E grazie per la testimonianza che avete lasciato su questo video. Penso possa essere d'aiuto anche ad altri che stanno pensando di fare il grande passo di questo viaggio in Australia. Sì. E per qualsiasi cosa sapete dove trovarmi, nel sito, l'indirizzo è www.iloveaustralia.it. Trovate i miei contatti, la mia mail, sono disponibile. Quante volte ci siamo sentiti su Skype? No, ma più che altro ti svegliavi alle 7 della mattina qui per, sì, per telefonarci su Skype. Ci saremmo sentiti minimo una decina di volte. Sì, perché è importante trovare la giusta combinazione per soddisfare il vostro sogno, il desiderio di un viaggio, di una vita. Quindi bisogna capire che cosa cercate, se volete vedere più la parte naturale, se siete avventuriosi, se volete spaparanzarvi in spiaggia, quanto tempo avete a disposizione, il vostro budget. È bello riuscire ad avere una persona dall'altra parte che capisce i tuoi bisogni e li trasforma in un tour che soddisfa proprio... È vero, esatto. E tu questo con noi sei riuscito, possiamo dirlo, questa volta ti è andata bene. Alla grande. Bravo Mirko. Grazie ragazzi. Grazie a te. Bocca al lupo. Saluti australiani. Buon viaggio. Ci si vede dall'altra parte. Ciao ciao. Ciao. Ciao.